In questo video vi mostrerò come mandare una fattura al cliente in formato digitale contenendo il codice QR. Ecco qui, andiamo in fatturazione e abbiamo le fatture clienti. Prendiamo questa qua, per esempio. Ora, importante, affinché funzioni, bisogna che il cliente sia in Svizzera, altrimenti non va. Quindi, se voglio, ora, in questo caso, siccome non voglio veramente inviare la fattura, metterò, parliamo del cliente, e mettiamo delle email. Tac. Il fatto che sia un'azienda o meno non è rilevante. E quindi torniamo alla fattura. Vedete, qua abbiamo anche la struttura. Possiamo tornare indietro da qui. Niente, voglio inviare la fattura al cliente, faccio così, invia stampa, però qui mi dà le opzioni, se voglio, è possibile anche che inviarlo per posta quando il gestionale è collegato alla posta, ma in questo caso non lo è, stampa non mi interessa, in realtà voglio solo mandare in maniera digitale, quindi con email. Se aspettavi la pizzeria, bla bla bla, e qui vedi allegato ci abbiamo i nostri QR bill, ASR e la fattura regolare. Invio e inviata, e tutti e tre i formati. Questo è il formato standard che loro possono scannerizzare o importare. Questo è il cedolino regolare e questa è la normale fattura. Esatto, quindi se noi andiamo a vedere l'email, ecco qua la nostra fattura, come arriva al cliente, con allegato tutti e tre gli allegati, e può anche visualizzarla online da qua. Abbastanza semplice, qui abbiamo sempre la cronologia di tutto quello che è stato fatto su questa fattura, si possono fare le note di credito, l'anteprima per il cliente online, eccetera, eccetera.